Sì, la strada statale 36 è attenzionata da Regione Lombardia, devo dire, da moltissimo tempo, anche se effettivamente la competenza, come lo sapete, è una strada statale appunto di ANAS, e ANAS già, devo dire, negli ultimi mesi si è attivato rispetto a tutta una serie di criticità che il territorio ci ha segnalato. È una strada, forse una delle più lunghe di tutta Italia e sicuramente una delle più trafficate. Questo sta in questi numeri, stanno poi le criticità della 36. Quello che abbiamo fatto oggi era quello di insediare un tavolo che ha il sapore un po' di una plenaria, da cui partiranno quattro sottotavoli divisi per aree omogenee, che quindi svilupperanno la progettualità ma anche l'ordine di priorità dei vari interventi per ogni singolo territorio rispetto appunto alla 36, che come dicevo tocca addirittura quattro province, insomma quattro comunità montane e 41 comuni. Quindi questo rende un po' l'idea di quanto sia complesso gestire tutto l'intervento. Regione Lombardia, dicevo, non avendo una competenza diretta, si fa però parte attiva non solo per coordinare i tavoli ma anche per sollecitare l'intervento dello Stato, che è il proprietario di questa infrastruttura. Alcuni interventi come il Ponte di Annone sono già stati fatti, alcuni sono in fase di progetto, per altri invece bisognerà decidere qual è appunto l'ordine di priorità e quale quindi mandare avanti prima di tanti altri, anche e soprattutto in vista delle Olimpiadi, considerando che la 36 è la strada privilegiata, prima insomma regina, per arrivare proprio ovviamente in Val Chiavenna, poi in Valtellina e comunque in tutta la zona che sarà interessata appunto dai Giochi Olimpici del 2026. Ma la 36 è una di quelle strade che deve essere messa a posto insieme alla 38, così come alla Lecco Bergamo, anche perché Bergamo è il secondo aeroporto lombardo e sarà molto utilizzato da atleti e turisti. Per quanto riguarda la 36 è essenziale, è importantissima. Ci sono alcuni interventi che sono stati già programmati, e il fatto di avere le Olimpiadi del 26 è un'opportunità per avere un'urgenza e quindi per mettere la priorità su altre opere. Penso a Lecchese, soprattutto alla Galleria di Montepiazzo, agli svincoli quindi di Pione e di Dervio, ma non solo a quello, penso al Monte Barro e via dicendo. Insomma, sono tanti gli interventi che bisogna fare, anche perché se si blocca la 36 vuol dire anche bloccare la 38 e via dicendo.